Comincia questa lezione in posizione distesa. Sdraiati quindi sul tuo tappetino con le braccia lungo i fianchi, le gambe distese, il più comodamente possibile. E per qualche istante semplicemente osserva la tua posizione sul tappetino l'impronta immaginaria che stai lasciando sul tappetino osserva cosa fai quando stai osservando te stessa o te stesso ovvero se tendi a chiudere gli occhi o a mantenerli aperti e prova se ti va il contrario. Quindi se stavi procedendo con questa scansione di te ad occhi chiusi, aprili e se invece di solito mantieni gli occhi aperti, prova a chiuderli se ti va. Senti la differenza nell'osservarti ad occhi chiusi e ad occhi aperti. Non c'è un modo corretto o uno scorretto, semplicemente è diverso. Senti la posizione della tua testa e il respiro. E se ne hai bisogno, supporta la testa per avere il tuo respiro e la tua gola più liberi. Comincia a rotolare dolcemente la testa verso destra e verso sinistra, lasciando il collo morbido e facendo un movimento non troppo grande per osservare il modo in cui fai ciò che fai. Poi fermati al centro, fletti un ginocchio dopo l'altro, poggia i piedi sul tappetino. Senti la differenza nell'appoggio della tua schiena ora che hai le gambe piegate. E mantenendo i piedi stabili sul tappetino, inspira e inarca la schiena rotolando con il bacino verso i piedi. E poi espirando, muovi il bacino rotolando nella direzione della testa. Ancora una volta, inspira. Rotola con il bacino verso i piedi, lasciando più spazio nella zona lombare ed espirando, appiattisci la zona lombare. Muovi il bacino. Ancora due volte, inspira e fuori l'aria. E l'ultima volta, inspira. E fuori l'aria e continua con il movimento del bacino per sollevare lentamente una vertebra alla volta il tuo bacino e il busto da terra in un ponte senti le ginocchia che si allungano in avanti le spalle morbide inspira espirando srotola vertebra dopo vertebra giù e di nuovo inspirando estendi la colonna e poi appiattisci la zona lombare, rotola con il bacino e sali vertebra dopo vertebra su. E lo facciamo un'ultima volta. Riduci le tensioni nel collo, sali ancora una volta in ponte senza utilizzare gli addominali. Piuttosto collega il movimento al peso dei tuoi piedi nel pavimento. Rimani su in ponte. Piccoli molleggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirando, porta le braccia oltre la testa e poi le riporti giù sul tappetino, mantenendo il bacino su. Ancora, inspira e fuori l'aria scendi e andiamo un pochino più veloce. 3 e giù, 4 e giù, 5 e scendi, 6. Palmi che si guardano quando le braccia vanno indietro. L'ultima volta rimani con le braccia oltre la testa. Inspira ed espirando srotola piano, una vertebra dopo l'altra, ammorbidisci le dita delle mani e tutta la pelle della parte posteriore della tua schiena che tocca il tappetino. E sali con le braccia verso il soffitto, i palmi continuano a guardarsi, stacca una gamba e poi l'altra da terra piegate. La zona lombare rimane giù. Scendi con la gamba piegata la destra, così come tocca il tappetino e alterna con la sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continua con le gambe senza sollevare la zona lombare da terra, e porta le braccia lentamente oltre la testa, senza perdere il contatto della schiena col tappetino. E mentre continui ritmicamente con le gambe, ritorna con le braccia al soffitto. Ancora una volta le braccia si muovono fluidamente e lentamente indietro e poi ritornano verso l'alto, verso il soffitto. Ok, l'ultimo rimani con tutte e due le gambe sollevate da terra. Comincia a ruotare le caviglie e i piedi verso l'esterno, rilassando le spalle e le dita delle mani e cambia verso l'interno. Ok, e poi ruota i polsi verso l'esterno e verso l'interno. Ok, poi ruota i polsi verso l'esterno e i piedi verso l'interno contemporaneamente. E poi cambia. Quindi polsi verso l'interno, le caviglie e i piedi verso l'esterno. Ok. Apri e chiudi le dita delle mani, senza appoggiare i piedi se possibile. Ok. Intreccia le dita delle mani, sostieni la testa, gomiti verso il soffitto senza chiuderti nelle spalle, inspira... Ed espirando solleva la testa e le spalle premendo con le ultime coste di più sul tappetino. Inspira e ritorna. E lo facciamo ancora per sette volte. E torna. E sei. Torna. E cinque. Torna. Quattro. Ricorda la zona lombare sempre giù. Tre. Torna. 2, torna. L'ultimo, rimani e come prima alterna i piedi, tocca pianta destra e sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, talloni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 punte dei piedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorna su con tutte e due le gambe, piedi rilassati, poggia la testa, inspira. Espirando di nuovo. Solleva la testa guardando verso il bacino, invitando il torace nel movimento. E ora avvicina il gomito destro verso il ginocchio sinistro. Il piede destro tocca a terra e cambio 2 cambio 3 cambio 4 cambio 5 cambio 6 e 7 e 8 e 9 e 10 ritorna al centro lentamente poggia tutti e due i piedi giù la testa giù le braccia lungo i fianchi Spingi sui piedi e sali direttamente con il bacino in ponte, senza srotolamenti e arrotolamenti, direttamente su. Rilassa le spalle, le mani, scendi con tutta la schiena e il bacino e risali uno. Sfiora il tappetino, sali due, sfiora, sali tre, sfiora, sali quattro, senza inarcare la schiena, cinque. Mantieni il respiro fluido. 7 8 9 10 rimani, piccoli molleggi 1 2 3 4 5 6 8 9 10, rimani ancora su piedi a martello. Quindi rimani in appoggio solo sui talloni e ancora molleggia 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piedi in punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, poggia i talloni, srotola vertebra dopo vertebra giù. E di nuovo stacca una gamba e l'altra gamba. Intreccia le dita delle mani, sostieni la testa ancora una volta, inspira. Ed espirando solleva testa e spalle, premi con le ultime coste sul tappetino, divarica le gambe e chiudi uno, divarica e chiudi due, apri, chiudi tre, apri, chiudi quattro e cinque, guarda tutto il tempo verso il tuo bacino, coinvolgi le coste, non spingere solo la testa e il collo in avanti. Ok, rimani qua. E pedala 2 verso il soffitto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantieni le gambe piegate, poggia la testa, porta le mani dietro le ginocchia. Inspira. E mentre espiri, lascia che le tue gambe ti portino su, quindi le gambe scendono verso il tappetino, solleva il busto rotondo e ti siedi, inspira. E scendi dal bacino, srotolando vertebra dopo vertebra, ritorna giù. Ancora, fuori l'aria. E srotola giù. Ultimi due. E srotola. L'ultimo. Rimani in posizione seduta, con i piedi sul tappetino, le gambe leggermente divaricate, allunga le braccia in avanti, inspira. Espirando, srotola. Dal bacino, arrotonda la colonna, rimani in questa posizione spalle morbide, non tirare però le spalle indietro, semplicemente lascia spazio tra le, sp le spalle e le orecchie. Rilassa le dita dei piedi, rimani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, respira, 2, 1, ritorna su arrotondata o arrotondato e poi riallinea il bacino e la colonna, ancora inspira espirando srotola rimani 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ritorna e poi riallinea il bacino l'ultima volta inspira espirando srotola mantieni questa posizione con i piedi a martello senza unire le ginocchia Unisci invece le mani con i gomiti opposti e da questa posizione ruota leggermente i gomiti, il torace, le braccia e la testa verso destra e verso sinistra. 2, piccolo piccolo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritorna in avanti con le braccia, la schiena lunga. Ok. E da questa posizione cambiamo e andiamo in quadrupedia con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto il bacino. E cominciamo a muovere in modo circolare il peso del corpo in avanti, di lato, indietro per disegnare un cerchio in senso orario. E poi cambiamo in senso antiorario. Ci fermiamo al centro, liberando il collo, quindi diciamo di no con la testa, sentiamo se il movimento è libero. E poi ci fermiamo al centro per distendere la gamba destra, puntando il piede destro sul tappetino. E da qui spingiamo con il piede leggermente in avanti e indietro, quindi il tallone si muove in avanti e indietro, due e tre e quattro e cinque. E poggia la gamba destra distendi la sinistra in avanti e indietro spingi il tallone e indietro 2 3 4 5 e poggia il ginocchio e da questa posizione distendi la gamba destra di nuovo indietro manda il tallone indietro lascialo lì e allunga il braccio sinistro in avanti Aprendo leggermente il petto e muovendo lo sguardo oltre la fine del tuo tappetino, spalla destra via dall'orecchio, respira, ritorna, cambia diagonale, caviglia ehm, anzi tallone sinistro indietro, braccio destro in avanti, spalla sinistra via dall'orecchio, mantieni, rilassa le dita della mano destra, se necessario puoi scendere un pochino con il braccio per non avere tensioni al collo. Ritorna e da questa posizione punta i piedi, stacca le ginocchia da terra e ritorna giù. Ancora, stacca e questa volta invece di scaricare il peso sfiora solamente il tappetino. 3 Sfiora. 4 5 Continua a respirare. 6 7 8 9, rimani 10, spalle via dalle orecchie, respira, ammorbidisci il collo, distendi la gamba destra e la sinistra, in un plank mantieni solo 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Poggia una gamba dopo l'altra giù con le ginocchia piegate, ti siedi sui talloni e porta giù il busto, la testa, i gomiti. Posizione del fanciullo, relax. Ritorna su in verticale con il busto, se puoi, rimani con il bacino in appoggio sui talloni, spalle indietro. Circonduzioni 2 3 e 4 e, e poi intrecciamo le dita delle mani e ruotiamo i polsi da un lato e dall'altro. Ok, ci sdraiamo completamente a questo punto sul tappetino in posizione prona, pancia in giù, le mani una sull'altra, la fronte sulle mani, rilassa le spalle. Allunga la gamba destra indietro, staccala dal tappetino, tesa, mantenendo il lato destro del bacino a contatto con il tappetino, rimani qua. Più che sollevare la gamba pensa di allungarla lontana, lontana, indietro. Poggia una e sale la sinistra. Lato sinistro del bacino che rimane a contatto con il tappetino tutto il tempo. Ginocchio disteso, gamba lunga, lunga indietro. Poggia. Ora fletti entrambe le ginocchia. Mantieni il contatto della parte frontale del bacino col tappetino e solleva la gamba destra, la coscia destra e il ginocchio da terra, solo un po' con il piede che si avvicina verso il soffitto. Poggia e lo facciamo per sei volte a destra: due e 3-4. Senti il gluteo destro e la parte posteriore della coscia, ma più il gluteo non la zona lombare. L'ultimo e sinistra stessa cosa solleva e giù. 2 3 4 5 6 Alterniamo destra sinistra destra sinistra ultimi 4 3 2 1 Ora proviamo a sollevare Tutte e due le gambe da terra, poco poco, un millimetro, e poggia. Due e tre. Glutei attivi, non la zona lombare. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ok. Ora solleviamo la testa da terra sentendo i glutei appena attivi ancora, portiamo le braccia lungo i fianchi con i palmi delle mani rivolti all'inizio verso il pavimento che toccano il pavimento. E da qui apri le spalle e rilassa giù. E di nuovo spalle che si aprono e rilassa giù. Ultimo, apri le spalle, senti le scapole vicine tra loro, rimani, allunga tutte e due le mani lontane nella direzione delle ginocchia e stacca le braccia da terra. Non inarcare troppo il collo, rimani con lo sguardo giù. Invece le scapole senti le vicine verso il centro, verso la colonna. E mantenendo questa posizione stacca da, um, ginocchio destro e sinistro, alterna. Destro, sinistro 6 5 4 3 2 1 Poggia tutte e due le ginocchia, mantieni attivi i glutei, ruota i palmi delle mani verso il soffitto senza chiudere le spalle, molleggia questa volta tutte e due le braccia: 1 verso l'alto, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Poggia le mani di nuovo sotto le spalle, distendi le gambe, spingi sul tappetino per tornare su posizione del fanciullo giù la testa. Torna in quadrupedia. Distendi la gamba destra e la gamba sinistra indietro, il braccio destro in avanti. Stacca da terra questa diagonale. E Mantieni distendi anche il piede sinistro in punta, gluteo sinistro attivo. Spalla sinistra via dall'orecchio, libera la spalla destra nel movimento. Scendi con entrambi tesi e sali. Quindi braccia e gamba scendono, sfiorano il pavimento con le estremità. E sali due, sfiora, sali tre, sfiora, sali quattro e cinque. 6, 7, 8, 9, 10. Poggia la diagonale, stacca l'altra diagonale da terra, quindi gamba destra, braccio sinistro, rimani e sfiora, sali 1, sfiora, sali 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poggia di nuovo la mano e il ginocchio a terra, punta le dita dei piedi, spingi con le mani indietro il bacino come se volessi accovacciarti, manda anche la testa giù e ritorna. Ancora, vai indietro, solleva le ginocchia da terra. E ritorna, la prossima volta accompagna il movimento con le mani che si muovono indietro, accovacciati davvero e distendi le gambe, spostando il peso completamente sui tuoi piedi, mantieni le gambe piegate, testa giù. Puoi unire le mani, se non tocchi ancora il pavimento con le mani, oppure unire... Lavambraccio destro e sinistro insieme afferrando i gomiti opposti. Lascia le braccia giù, penzoloni, in questa posizione. E prova a distendere le gambe un pochino. E fletti, respirando profondamente. Distendi. E fletti. Ancora distendi. E fletti. E ultimi tre. E fletti. Due e fletti, e l'ultimo, ok, rilassa le braccia, esrotola piano lasciando la testa verso il basso, le braccia verso il basso, ritorna o sali per la prima volta di questa lezione in piedi, spalle indietro, circonduzioni, uno e due e tre Ok, mantieni i piedi a questa distanza più o meno larga quanto il bacino e fletti entrambe le ginocchia, le anche, le caviglie per uno squat e risali. Immagina di sederti su una sedia che è dietro di te e in questo movimento ti ricordo che non hai bisogno né di flettere la colonna né di estendere. Ancora. Andiamo per 10, attenzione alla direzione delle ginocchia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo, rimani qua. Mantieni, 2. 3 4 spalle morbide 5 6 7 8 9 10 ritorna su rilassa il collo ruotando la testa da un lato all'altro Ok e da qui sali sull'avampiede, 1 e 2 3 4, 5, 6, sette, otto, nove, rimani sull'ultimo. Respira mentre rimani su con i talloni sollevati da terra. Porta su le spalle e rilassa. E ancora due, e giù, e tre. E giù, 4, e giù, l'ultimo, 5, rilassa completamente le spalle, poggia i talloni, separa un pochino di più i piedi, ruotando leggermente verso l'esterno e facciamo un'altra serie di squat. Ti siedi indietro, occhio alle ginocchia, e 2, 3, 4, 5. Respira. Sette, otto, nove, dieci e dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. 2. Ultimo, rimani giù. Poggia le mani. Cammina in avanti. Poggia le ginocchia. Sei di nuovo stabile nella posizione di quadrupedia per distendere una gamba e poi l'altra, plank. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Continua a spingere lontano da te il tappetino e poi ammorbidisci la zona del collo. Rimani ancora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora manda il tuo peso indietro, flettendo le ginocchia. Il bacino sale, rimani con le gambe piegate. I talloni che si muovono verso il basso. Mantieni la posizione della piramide. Respira e spingi con le mani te stessa o te stesso indietro e su. Ritorna in quadrupedia, poggia le ginocchia e a questo punto poggia il piede destro in avanti, tutte e due le mani sul tappetino con i polpastrelli, distendi il ginocchio sinistro e rimani in questa posizione cercando di sentire l'allineamento del busto, quindi senza diventare goba o gopo, allunga la schiena, se necessario apri un pochino verso l'esterno il tuo ginocchio destro. Per dare più spazio nella zona del bacino e nel busto, poggia la mano a sinistra sul tappetino, poggia la mano destra sul ginocchio, ruota il busto verso destra e ruota leggermente la testa da una parte all'altra senza tensioni, sentendo l'orientamento del tronco del torace verso destra. Quando senti che non hai tensioni nel collo puoi ruotare verso destra la testa, verso il soffitto, rimani e srotola anche la mano, ritorna giù, poggia il ginocchio eh, sinistro, mantieni il piede sinistro puntato, tutte e due le mani sul ginocchio destro, gluteo. Sinistro attivo, spalle morbide, guarda in avanti e su. E poi piano, ritorna indietro aiutandoti con le mani. Cambia gamba, quindi porta il piede sinistro in avanti, le mani sul tappetino, distendi la gamba destra. Mantieni la posizione, respira. Ammorbidisci la regione anteriore della tua anca destra. Poggia la mano destra sul tappetino, la mano sinistra sul ginocchio e comincia a ruotare il torace e ritorna. E ruota il torace verso sinistra e ritorna. Poi ruota e rimani. E ruota la testa verso un lato e verso l'altro liberamente. E quando senti che puoi rimanere con la testa verso il soffitto, srotola anche il braccio. Infine, torna. Poggia il ginocchio destro, tutte e due le mani sul ginocchio sinistro, gomiti verso il basso, allunga lo sterno, lo sguardo verso l'alto, gluteo destro attivo. Respira. Puoi anche sorridere. Ok, e ritorna giù con la mano e piano cambia la posizione. Mettiti seduta o seduto con i piedi che si guardano, le piante dei piedi a contatto. E in questa posizione prova ad avvolgere il corpo intorno ad una palla immaginaria lasciando la testa andare giù. Respira. Ritorna. E prova a distendere solo la gamba destra, mantenendo la gamba sinistra piegata e aperta di lato e accarezza con tutte e due le mani la gamba destra fino alla direzione del piede della caviglia, lasciando andare la testa giù e ritorna. E ancora Permetti alla parte anteriore di te di accorciarsi mentre la parte posteriore di te si allunga per permettere la flessione. E cambio gamba. Sinistra distesa, destra piegata, accarezza la gamba sinistra, testa giù e ritorna. E ancora. E ritorna gli ultimi due e ritorna e l'ultimo rimani giù e prova se puoi anche aiutando con la mano destra a distendere la gamba destra e ad accarezzare la pianta dei piedi il dorso le dita lasciando la testa giù fai come un massaggio piacevole ai tuoi piedi Continua a respirare nella parte posteriore e laterale del torace. Senti quanto spazio puoi avere in questa regione di te. Lascia che il mento si avvicini allo sterno dolcemente. E poi srotola la colonna per ritornare su in verticale con il busto in posizione seduta. E infine siedi con le gambe incrociate e da questa posizione se sei comoda o comodo altrimenti solleva un pochino il bacino con un supporto poggia la mano eh, destra sul tappetino lo faccio a specchio e fletti il busto verso destra spalla destra morbida guarda avanti inspira e fletti dall'altra parte lascia andare la testa di lato e ancora ammorbidisci la mano e ancora ultimi due e l'ultimo e da questa posizione fletti in avanti arrotonda la colonna in avanti per passare dall'altro lato fai quindi questo movimento in maniera più dinamica da un lato all'altro nel passaggio. Ok, poi ritorna al centro, poggia le mani indietro sul tappetino dietro di te, libera le gambe mettendo i piedi con le piante uno verso l'altro ma non unite e spingi sul tappetino per aprire il petto. E fletti mentre fletti, lascia che le ginocchia si chiudano. Ancora, inspira, apri e fuori l'aria. Rilassa la testa. L'ultima volta. Inspira e fuori l'aria. E poi da qui abbraccia le ginocchia e di nuovo incrocia le gambe. Mantieni la schiena questa volta eh, verticale e inclina il busto in avanti con il bacino, supportandoti con le mani davanti a te. E infine ritorna in verticale con il busto. Dorsi delle mani in appoggio sulle ginocchia, palmi verso l'alto, respira, possibilmente attraverso il naso. Ammorbidisci le dita delle mani e il centro dei palmi delle mani. E senti il sostegno della terra, al tuo corpo, alla tua colonna vertebrale, a tutta te stessa o te stesso. Riduci le tensioni nell'interno della bocca e intorno agli occhi. Lascia cadere i tuoi gomiti verso il basso, le spalle verso la gravità. e infine inspirando porta su le braccia guarda nella direzione delle tue mani e fuori l'aria rilassa ancora inspira e fuori l'aria l'ultima volta inspira unisci i palmi delle mani porta le mani sul cuore e grazie per questo tempo che ti sei dedicata insieme a me